La registrazione avviata. Buongiorno a tutti, seduta del 16 febbraio 2021, sono le 9:38. Iniziamo la seduta di oggi, vi ricordo che la seduta sarà videoregistrata e i file saranno inviati al webmaster per la pubblicazione del sito del Comune di Palermo. Invito il dottore Conigliaro a chiamare l'appello. Presidente Moncada. Presente. Consigliere Buccola. Presente. Consigliere Buonpasso. Presente. Consigliere Dentici. Presente. Consigliere Di Vincenti. Presente. Consigliere Lupo. Presente. Consigliere Ruggero. Presente. Vicepresidente Schiera. Presente. Consigliere Sinopoli. Presente. Consigliere Toscanini. Presente. Tutti presenti, 10 presenti. Allora, presenti 10, la seduta è valida. Nomino scrutatori il consigliere Di Vincenti, il consigliere Dentici e il consigliere Sinopoli. Abbiamo il verbale di ieri? No, non è ancora pronto il verbale di ieri, presidente. Va bene. Allora, consiglieri, devo fare un paio di comunicazioni, dopodiché devo abbandonare la seduta. Ora vi spiego il perché. Intanto volevo comunicarvi che domani mattina alle ore 9:30 ci sarà l'avvio dei lavori di ristrutturazione dei campetti di bocce di Via Raiti, di Villa Raiti, nonché la realizzazione dell'area sgambatura cani, come richiesto dalla mozione approvata dal Consiglio a firma del consigliere Dentici. Quindi io probabilmente domani mattina non sarò presente. Per quanto riguarda invece l'area di via Mulè, per viale Regione Angolo via Mulè, siamo alla ricerca disperata dell'utilizzo del bobcart, dell'escavatore, per eliminare i residui che sono rimasti di detriti, arbusti vari. Stamattina mi sono messo in contatto con il responsabile del settore Ville Giardini, che mi ha dato garanzia che nei prossimi giorni metterà a disposizione l'escavatore, tra l'altro per poche ore, perché non c'è molto lavoro da fare, in modo tale da definire poi tutto quello che avevamo stabilito insieme all'assessore Marino, col consigliere Tuzzolino ed altri. Quindi due buone notizie. Un'ultima cosa, ed è il motivo per il quale io dovrò abbandonare i lavori. Ieri praticamente c'è stata la comunicazione da parte del commissario, del commissario degli enti locali per l'approvazione del regolamento, che ha dato all'amministrazione comunale un termine perentorio di giorni 7, dico 7, per l'approvazione del regolamento stesso. Quindi ieri stesso l'assessora Marano ha convocato i capigruppo di maggioranza per una riunione, diciamo, informale per definire il percorso che dovrebbe portare all'approvazione del regolamento. A quanto pare gli uffici hanno proposto alcune modifiche che saranno, diciamo, rese note entro qualche giorno. Peraltro, ieri l'assessora ci ha convocato per questa mattina per appunto diciamo insieme agli altri presidenti per capire qual è il nostro intendimento e cercare di fare eventualmente una sintesi sulle nostre proposte di modifica. Quindi stamattina ci vedremo con l'assessore in videoconferenza, dopodiché penso che in un paio di giorni dovremo stilare un minimo di modifiche per poterlo proporre al Consiglio Comunale e quindi diciamo fargli diventare un emendamento diciamo proposto dall'amministrazione. Comunque ne saprò di più dopo la videoconferenza. Ora, ieri sera stesso, per fare il punto della situazione,
ci siamo ricollegati in videoconferenza con gli altri presidenti e abbiamo concordato un percorso, cioè quello di fare sintesi delle proposte di modifica che ogni circoscrizione aveva fatto quando è stato dato il parere sul regolamento stesso. Vi ricordo che la nostra circoscrizione ha presentato un documento in allegato all'atto deliberativo che era parte integrante dell'atto stesso, con alcune modifiche. Ovviamente dovremmo cercare in tutti i modi di limitare quanto più possibile le proposte di modifica, perché diciamo, la preoccupazione è che, essendo così breve il tempo, da un lato potrebbe essere positivo, ma riflettendo può essere anche una spada di Damocle. Perché? Perché l'atto, diciamo, che deve essere approvato, se comincia una discussione e si dà il tempo di presentare emendamenti, discussione generale, interventi e quant'altro, rischiamo che il tempo decade. Allora, le controindicazioni potrebbero essere due: o che l'atto viene, nella migliore delle ipotesi, venga approvato così per com'è. Se vi ricordate, c'erano alcune clausole vessatorie, pertanto dobbiamo per quanto possibile evitare questa ipotesi. Ma la cosa, diciamo, peggiore potrebbe essere, ma questa è una mia opinione, probabilmente magari non sarà così, se l'atto, diciamo, alla fine per ostruzionismo o per che ognuno dei consiglieri e dei gruppi si vogliono prendere la paternità dell'atto e quindi, diciamo, ciò potrebbe scatenare una diciamo, discussione infinita, nonché una contrapposizione sull'atto stesso. Potrebbe verificarsi anche che l'atto venga esitato con parere negativo. Perché, diciamo, maggioranza e opposizione sono quasi sul filo del rasoio, quindi basta poco per poter, diciamo, boicottare l'atto. Questo, secondo me, comporterebbe che bisognerebbe ricominciare da capo, perché il commissario non credo che abbia la facoltà di poter approvare un atto che comunque è stato esitato dal Consiglio Comunale ed è diciamo in maniera negativa. Secondo me a quel punto dovrebbe prendere atto di quanto avvenuto in Consiglio Comunale. Ovviamente questa è una mia opinione, non so, diciamo, se ciò può essere, diciamo, supportato da elementi giuridici, però diciamo, ho questa paura, per cui dobbiamo evitare quanto più possibile la discussione in aula interminabile con la presentazione di decine di emendamenti che potrebbero, diciamo, rallentare il percorso e quindi procedere spediti all'approvazione. Questo è, diciamo, quanto. Comunque sono contento che gli sforzi che abbiamo fatto si stanno traducendo in fatti concreti, perché se non eravamo noi a smuovere un pochettino le acque, certamente ancora si starebbe ragionando di accantonare il tutto senza una discussione e un voto. Adesso, se siamo a questo punto, certamente è merito del lavoro che abbiamo fatto, per cui su questo, diciamo, vorrei che tutti fossimo concordi. Detto questo, io chiedo se avete, diciamo, qualcosa da dire in merito a questo argomento, dopodiché, come anticipato, purtroppo devo lasciare i lavori per partecipare a questa videoconferenza, della quale vi darò, diciamo, notizie nel più breve tempo possibile. Mi scusi Presidente, posso intervenire per una domanda tecnica? Dico, ma questo commissario non ha i poteri sostitutivi? Quindi se nel caso in cui il Consiglio non lo approva o lo approva diversamente da quanto prevede la normativa, lui può sostituirsi al Consiglio. O sbaglio? No, allora,
Pronto? Vero è che... Sì, mi sento. Sì, sì, ora sì, ora sì. Dico, questa è una mia opinione, quindi può darsi pure che mi sbagli. Però il commissario, vero è che ha i poteri sostitutivi, ma è pur vero che ha dato un minimo di 7 giorni come prassi comune, anzi di solito ne hanno dato 30 giorni, hanno dato 7 giorni per approvare l'atto, per esitare l'atto. Se l'atto viene esitato, diciamo, positivamente, ovviamente tutto decade perché comunque si è raggiunto l'obiettivo. Se invece l'atto malauguratamente viene esitato in maniera negativa, comunque è un volere, diciamo, del Consiglio Comunale che ha discusso l'atto e comunque lo ha esitato in maniera negativa. Quindi io non so se esitando l'atto in maniera negativa il commissario può sostituirsi al Consiglio Comunale e ribaltare la decisione del Consiglio, che comunque è una decisione sovrana. Però dico, può darsi che io stia facendo allarmismo, non lo so, mi auguro che non sia così, però secondo me dobbiamo preparare le contromosse. Questo, diciamo, è quello che io penso. Ok, Presidente, speriamo, speriamo bene. Vabbè. Presidente, posso io ovviamente dire una terrò... cosa? Sì, certo, stavo dicendo solo una cosa che terrò come, diciamo, unità di misura le nostre raccomandazioni, il nostro, diciamo, emendamento che abbiamo approvato in sede di quando abbiamo dato il parere dell'atto, che ovviamente dovrà essere, diciamo, un pochettino come dire, ridotto rispetto a quello che avevamo scritto, per diciamo concentrarci su quelle che sono i punti importanti per l'approvazione dell'atto stesso. Consigliere Sinopoli. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. No, solo per lei è stato chiarissimo. Dico, secondo me, ma penso che sia un po' il pensiero di tutti, il documento che abbiamo, come ha detto lei, abbiamo fatto noi, credo che sia ad hoc, però se si devono andare ad eliminare dei punti su quelle che sono le sue diciamo preoccupazioni, ecco, chiamiamole così, legittime, su quello che potrebbe essere l'andazzo della votazione, io credo che maggiore attenzione bisogna avere su quelle che sono i comportamenti o le limitazioni del nuovo regolamento inerente a quello, il comportamento della figura istituzionale in consiglio, dei consiglieri. Non so se sono stato chiaro, Presidente, perché ci sono delle cose che limitano fortemente quello che era il comportamento e lo svolgimento del nostro ruolo istituzionale all'interno e fuori. Sì, assolutamente sì. Infatti siamo Perfetto. concentrati su questo. Dico, confidiamo in lei su quella che è la sua preparazione, dico, non manca a lei. Dico, era soltanto per dire che noi, penso che le modifiche che noi abbiamo apportato siano modifiche che tutte le circoscrizioni, tutti i presidenti debbono tenere in grande considerazione, perché appunto è assurdo limitare il nostro operato istituzionale. Questo solo, Presidente. Sì, infatti siamo impegnati su questo, ma e poi sulla obbligatorietà delle azioni conseguenziali all'approvazione del regolamento. Intendo dire, se nel regolamento c'è scritto che l'amministrazione e il Consiglio Comunale debbono, una volta approvato il regolamento, modificare eventualmente il regolamento di contabilità e comunque stanziare le somme necessarie, questo deve essere, diciamo, scritto nel regolamento stesso in modo tale che diventi, diciamo, un atto perentorio di cui l'amministrazione deve tenere conto. Io invece volevo farvi un appello, perché ovviamente l'approvazione di questo regolamento dipende anche dai comportamenti dei consiglieri comunali. Allora, ognuno di noi ha dei riferimenti in consiglio comunale, maggioranza e opposizione. Sarebbe utile che
ognuno si facesse carico di contattare i propri riferimenti o le proprie conoscenze in seno al Consiglio Comunale per, diciamo, sollecitare in tempi brevi e senza danni l'approvazione del regolamento, perché non è una battaglia fra maggioranza e opposizione, ma deve essere una battaglia di tutti, e pertanto l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di quest'atto ovviamente ne avrebbero beneficio tutti. Ovviamente chi in Consiglio Comunale avrà un comportamento lesivo dei nostri diritti, a mio avviso ne dovrebbe pagare le conseguenze, politicamente intendo, perché diciamo non possiamo accettare che i gruppi che ci rappresentano in Consiglio Comunale alla fine, diciamo, non sostengono non quella che è la nostra causa, ma un diritto acquisito che fino adesso ci è stato negato. Ok, vediamo se ci sono altri interventi. Va bene, allora non ci sono altri interventi, io mi scollego per collegarmi all'altra videoconferenza della quale vi darò notizie. Invito il vicepresidente, che in questo momento forse si è scollegato, speriamo che si ricollega il più presto possibile. Si è scollegato circa 4 minuti fa. Presidente, posso chiederle una cosa? Prego, consigliere Bon. Se ha novità in merito ai riscaldamenti della scuola Cavour, che stamattina c'erano delle mamme che si lamentavano e continuano a telefonare. L'aveva sollevato il collega questa in merito a che cosa? Non ho capito. Ah, il riscaldamento. Sì. No, no, purtroppo non ho notizie. Ma... Ok, volevo capire questo. Grazie. Va bene, allora invito il vicepresidente ad assumere la presidenza della seduta. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani mattina alle 9:30. Grazie e buona giornata a tutti. Ok, grazie Presidente. Buona giornata. Allora, abbiamo nominato gli scrutatori, dottore Coniglia? Sì. Pronto? Sì, gli scrutatori sono i consiglieri Dentici, Di Vincenti e Sinopoli. Allora, trattiamo l'argomento della proposta di delibera di ieri relativa alla gara d'appalto per la riscossione coatta dei tributi comunali. Sì, la... Dico, se possiamo... La... la rimetto a video. Sì. Dico, non c'è bisogno di leggerla, perché se non ricordo male l'ho letta ieri. Sì. Dico, faccio il mio intervento, perché ieri il presidente mi aveva incaricato di fare un intervento su questo argomento, e poi magari ne discutiamo con gli altri consiglieri. Sì, la proposta di delibera... Sì, ho visto che vi... Allora, io faccio il mio breve intervento su questa proposta. Diciamo che si tratta innanzitutto di una delibera quadro, perché non fa riferimento a niente in particolare, ma si autorizza solo il Comune di Palermo a eventualmente fare delle gare d'appalto per incaricare delle ditte private per la riscossione dei tributi coattivamente per chi malaguratamente non paga i vari tributi di natura comunale. Diciamo che come proposta, diciamo, può essere accettata, nel senso può essere positiva, ma si è visto che in alcuni comuni, in alcune province, anche in alcune regioni che hanno adottato questo sistema, diciamo, hanno avuto delle criticità in alcuni casi, perché magari queste ditte che sono state incaricate hanno avuto dei problemi a riscuotere, perché parliamo sempre del comune di Palermo, parliamo di 700.000 cittadini, attività commerciali, attività industriali che si trova all'interno del comune, e quindi
occorre che la società che andrà a gestire questo servizio sia una società abbastanza grande, che abbia abbastanza personale, anche strumenti tecnici e informatici da poter gestire questo flusso sia di persone che di date che di informazioni. Quindi, come dico, parliamo di una delibera quadro, quindi non abbiamo i dettagli di questa eventuale gara d'appalto, bando che verrà fatto, e quindi non sappiamo i criteri particolari, quelli più interessanti di questa novità all'interno del comune. Dico, in linea di massima siamo d'accordo, perché se già una ditta seria aiuta il comune a riscuotere i tributi che non riesce a riscuotere a causa magari di mancanza di personale o a causa anche di problemi tecnici nella gestione dei tributi, dico, è una cosa positiva, ma non vorrei che va a finire come negli altri comuni, che alcune di queste società sono fallite o alcune società non riuscivano a riscuotere perché non avevano le capacità tecniche per gestire adeguatamente, efficacemente il servizio. Quindi per me è un voto positivo, perché parliamo sempre di un provvedimento quadro di supporto alla riscossione dei tributi. Però dico, mi riservo successivamente delle prossime delibere, quelle più dettagliate, di approfondire l'argomento e vedere nello specifico che intenzione ha il Comune di Palermo in questo campo. Quindi ora lascio la parola ai consiglieri, se hanno qualcosa da aggiungere, e apro il dibattito. Posso, Presidente? Prego, consigliere Tuzzolini. Sì, io mi affido totalmente a quanto relazionato da lei circa la possibilità di aziende private a riscuotere quanto dovuto da parte dei cittadini al Comune di Palermo, tenendo conto che forse la situazione più logica è quella di aspettare i successivi regolamenti o le successive integrazioni e capire meglio come si può sviluppare questa proposta, che peraltro è una proposta abbastanza tecnica, nella quale è difficile entrare nei meandri di situazioni così complesse. Quindi, davanti a questo, io mi affido a quanto detto da lei, e mi sembra abbastanza giusto approvare in questa prima fase dare un voto favorevole in attesa degli sviluppi che potremmo approfondire un po' più dettagliatamente. Grazie. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Posso, vicepresidente? Prego, consigliere Ruggeri. Sì, no, ma anch'io mi accodo anche al pensiero del consigliere Tuzzolino, che ripeto sia stato esaustivo il suo intervento e porta comunque a una riflessione che, se questa possa essere la scelta migliore alla risoluzione del problema, ben che venga. Certo, è un po' assurdo che un'amministrazione così forte e con così forte presenza di personale ci dobbiamo rivolgere al privato, però dico, se questa potrebbe essere la risoluzione del problema, ben che venga, e quindi posso solo concordare con i vostri interventi. Grazie. Grazie consigliere Ruggero. Altri interventi? Posso, signor Presidente? Prego, consigliere De Vincenti. Dico, anche io ieri sono stato attento alla lettura di questo atto. Dico, ed effettivamente, come ha detto lei, dico, però deve dare un parere positivo all'immediato. Dico, anche lei ha fatto un'ottima descrizione, ha fatto un'ottima disamina, perciò per quanto mi riguarda anche io do il mio voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere De Vincenti. Altri interventi? Comunico al dottore Conigliaro che il consigliere Dentici ha abbandonato l'aula. Sì, grazie, non ho preso nota. Grazie. Quindi altri interventi da parte dei consiglieri presenti?
Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione della delibera. Presidente Moncada, è assente. Ah, scusa, bisogna sostituire il consigliere come scrutatore perché è andato via. Ah, lo sostituiamo col consigliere Buccola. Quindi presidente Moncada è assente, consigliere Buccola, Favorevole. consigliere Buonpasso, Favorevole. consigliere Dentici è assente, Favorevole. consigliere Lupo, consigliere Ruggero, presidente Schiera, Favorevole. consigliere Sinopoli, Favorevole. Favorevole. 9 presenti, 8 presenti, assenti con il presidente Moncada e il consigliere Dentici, 8 favorevoli. Ok, quindi approvata all'unanimità dei presenti la proposta di delibera. Ora andiamo a trattare la comunicazione. Se qualche consigliere ha qualche comunicazione da fare, prego. Sì, vicepresidente, posso? Prego, consigliere Ruggero. Sì, vicepresidente, io poco fa non ho avuto tempo per parlare anche col presidente per capire se aveva novità per quanto riguarda la raccolta che quantomeno ancora vediamo va a rilento in molte parti della circoscrizione, vediamo cumuli di immondizia ancora che rimangono sempre fissi e stabili, non c'è nessun miglioramento della situazione. Quindi spero che possiamo avere magari contezza. Abbiamo visto che in alcune parti sono intervenuti, però ripeto, in molte altre ancora è la situazione di completo disagio. Era per capire se c'è una novità per quanto riguarda la raccolta. Ok, grazie. Poi magari domani rapporteremo al presidente e vediamo se ci ha avuto notizie ufficiali su questo annoso problema che ci sta travolgendo in questo periodo. Altri consiglieri? Posso, signor Prego, Presidente, consigliere Lu. io soltanto per segnalare la potatura di un grosso albero che c'è in via Altofonte, altezza civico 85A, 85B. Allora, questo grosso albero diciamo, reca danno a due palazzine. Che sono di primo piano, una primo piano e una pianta terra. In quanto tutto il fogliame va a finire sui tetti e quindi anche va ad offrire le grondaie. Quindi tutto questo non fa altro che portare molta umidità e anche infiltrazione d'acqua nell'abitazione di questi residenti. Hanno fatto più di una richiesta, hanno telefonato a delle giardine, ma da circa un anno, come che mi dicevano, che ormai sono esasperati, non sanno a chi rivolgersi. Io circa una settimana fa, 10 giorni fa, ho cercato di mettermi in contatto con i vertici, ho mandato delle mail, ma fino a questo momento non ho avuto nessuna risposta. Quindi comunico questo, che non lo so se lei o il vicepresidente mandi una nota urgente al responsabile di Ville Giardini, anche se possono mandare qualche operaio, qualche tecnico per andare a individuare appunto il problema e risolverlo al più presto possibile. Ok, grazie consigliere Lupo. Dico, altri interventi da parte degli altri consiglieri? Visto che non ci sono altri interventi, chiudiamo
Dottor Conigliaro c'è? Sì, no. Sì, sono... sì, avevo letto che era abbandonato, no, non l'ho visto. Quindi chiudiamo la seduta e ci aggiorniamo domani alle 9:30, sperando che il Presidente ci porti buone notizie a questa riunione con gli altri Presidenti e con l'Assessore. Grazie e arrivederci a tutti. Buona giornata a tutti. Buona giornata.